In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». È vero che è già passato un anno, ma la canzone della scorsa edizione di Sanremo, Stiamo tutti bene, mi fa ben da prologo per il commento al Vangelo di oggi. Il tema dei poveri che muoiono alle porte dei nostri mari, ad esempio, è tanto drammatico quanto attuale. È il Vangelo dei nostri giorni. Chi è l'uomo ricco e chi è Lazzaro? Dobbiamo far necessariamente i conti con questi due personaggi, perché il rischio è proprio quello di assuefarci alle sembianze del primo. Quel ritornello della canzone di Sanremo, a mio parere, potrebbe anche fungere da provocazione al perbenismo e all'indifferenza di molti. Stiamo tutti bene. Che bisogno c'è di scomodarsi? Cito allora qui Papa Francesco nella famosa visita a Lampedusa di qualche anno fa. Vedete come Dio cambia le regole? Noi diamo i nomi ai ricchi e gli rendiamo onore. Nel Vangelo invece l'unico col nome Lazzaro, il povero, l'altro, il ricco, è innominato senza volto e senza nome. Andiamo avanti con le esercitazioni quaresimali e le trovate sempre nella playlist. E vi invito appunto a lavorarsi sopra su un tema abbastanza importante, direi fondamentale, che è quello dell'accoglienza del fratello povero.